Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Praxis. E questo pomeriggio io e Carla vi parleremo di due generi cinematografici, di cui io sono grande fan in realtà di tutte e due. Io vi parlerò della fantascienza, mentre invece Carla vi parlerà della commedia romantica. Ecco, allora io inizierei partendo dal fatto che io sono un grande fan di fantascienza, ma sin da piccolo. Perché anche se non mi piacevano proprio i film di fantascienza, ero un grande amante dei romanzi di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, Viaggio al centro della Terra, Viaggio sulla Luna. Erano effettivamente i miei romanzi preferiti. La possibilità di avventure in mondi sconosciuti su questa stessa terra mi affascinava molto e devo dire che poi nel corso del tempo ho sì continuato ad apprezzare il romanzo di fantascienza, ma apprezzo molto di più in realtà ora il cinema di fantascienza, anche perché secondo me il cinema di fantascienza ha la possibilità di creare nuovi mondi immaginari semplicemente con un'inquadratura, mentre invece forse al romanzo servono più pagine. Forse solo nella fantascienza io preferisco di più il cinema alla letteratura, anche se ovviamente il discorso è molto più complesso. Molto, diciamo, campanilisticamente, oggi vi parlerò di alcuni dei miei film preferiti. Inizio però in realtà parlando di fantascienza dal primo film di fantascienza mai fatto nella storia del cinema, che risale ai primordi dell'arte cinematografica, che è Voyage dans la Lune di Méliès, anzi di Méliès, come ho scoperto recentemente dirsi. Uno dei primi film in assoluto, quindi come dicevo, in cui le figure erano persino dipinte a mano da Méliès stesso, che non solo viene ritenuto il padre della cinematografia fantascientifica e anche fantastica, ma anche il padre del montaggio. Da Méliès in poi il cinema è esploso in mille e mille rappresentazioni di fantascienza. Uno dei primi film di fantascienza oltre Méliès è Metropolis di Fritz Lang, un capolavoro del genere che è diventato un vero cult, in cui si immagina questa società divisa tra ricchi e poveri, e in cui i poveri devono lavorare tutto il giorno in queste miniere sotterranee per essere poi sfruttati in fondo. Per cui in questo film c'è un grande personaggio che è il primo robot cinematografico della storia, rappresentato da Maria L. Io diciamo faccio una crasi da questi due nomi. Il primo androide è una donna che quindi inorganica che riesce ad ammaliare, a sedurre i giovani borghesi di Metropolis. Conosciuto anche per la sua grande per le sue grandi scenografie, grandi per modo di dire perché in realtà erano modellini, ma in cui si vede il tentativo illusionistico del cinema di superare l'architettura delle grandi città e delle metropoli, appunto, dei primi del Novecento. Metropolis finisce con un lieto fine, ossia un ricongiungimento, diciamo, tra la borghesia e il proletariato, e questo darà una sorta di filone fantascientifico utopistico in cui alla fine l'umanità riesce, diciamo, a svilirsi dalle brutture del sistema capitalistico per diventare qualcosa di più, come per esempio vediamo avvenire in Star Trek. Star Trek, che è una serie fantascientifica che ha avuto un grande successo, da cui sono stati poi fatti molti film, immagina una società, un'umanità arrivata a un grande livello di sviluppo scientifico e tecnologico che decide di esplorare lo spazio. E Star Trek celebra, diciamo, anche l'intelletto umano, la tendenza dell'uomo a voler andare sempre oltre il confine, ricordando alcuni temi antichissimi della letteratura e delle arti.
Quindi vediamo questo filone della fantascienza piuttosto positivo, anzi direi appunto positivistico, in cui il progresso fa avanzare l'umanità. Però c'è anche, diciamo, un filone della fantascienza che è quello che si sviluppa alla fine degli anni 70 e 80, inizio anni 80, che è quello di una fantascienza più dark, più ispirata a temi esistenzialistici, come per, o anche dell'horror, come per esempio due grandi perle del cinema di fantascienza come Blade Runner e Alien. Blade Runner è un film che si ambienta in questa Los Angeles del 2019, immaginata con questi grandissimi palazzi, sempre soffocata da una pioggia perenne, in cui un Blade Runner, ossia un cacciatore di androidi, deve dare la caccia a dei replicanti, ossia degli uomini fatti in laboratorio con alcune parti di macchina che tentano di fuggire alla schiavitù a cui gli umani li hanno condannati. E vediamo quindi che Blade Runner si già tratta di temi molto profondi, come per esempio cosa definisce l'essere umano? A prima vista vediamo che i replicanti a cui Deckard deve dare la caccia sono effettivamente umani a tutti gli effetti. Quindi che cosa legittima Deckard a cacciare delle persone che sono esattamente come lui? E quindi Blade Runner diciamo solleva degli interrogativi. Quindi fin dove la tecnologia si può spingere, fino a che punto si possono creare intelligenze artificiali prima che esse si ribellino all'uomo, perché i replicanti si sono ribellati al potere, fin dove può arrivare la volontà umana di autodistruzione, fino a ricreare se stessa? È una domanda che in realtà è anche piuttosto antica, non è stato per la prima volta Blade Runner a parlare di questo. Vediamo per esempio già nel romanzo gotico di Mary Shelley, Frankenstein, questo rapporto tra tecnologia e uomo e anche il tema della ribellione della creatura al creatore, il rapporto padre e figlio. Se però gli androidi di Blade Runner alla fine svaniscono come lacrime nella pioggia e non si sa nemmeno se Deckard, il personaggio principale del film, sia un replicante o no, e quindi questo già rende molto più complessa la visione del film, differentemente da film o da serie TV come Star Trek o Metropolis, in cui il finale era assolutamente chiaro. Un altro capolavoro di Ridley Scott, Alien, ci parla invece della paura del diverso e, diciamo, estremizza il discorso. Infatti, il nemico del film è lo xenomorfo, questo orribile alieno che si nutre delle carni umane da cui viene partorito. Lo xenomorfo si scava, diciamo, la strada fuori dal corpo che l'ha ospitato. E quindi lo xenomorfo è una rappresentazione di un diverso e dell'ignoto, anche perché la fisionomia di questo alieno si confonde con quello dell'astronave in cui quasi tutto il film è ambientato. Sappiamo che è stato un grande artista e scultore svizzero, Hans Geiger, ad aver diciamo progettato, disegnato e scolpito sia il costume dello xenomorfo di questo alieno e sia le scenografie del film. E ci restituisce anche un'umanità che non è arrivata all'utopia di Star Trek, per esempio. E infatti lo xenomorfo è combattuto da operai di una nave mercantile che devono combattere in primis non con l'alieno, bensì con la compagnia di commercio per cui lavorano, che è simbolo di questo capitalismo aggressivo, che è pronta a sacrificare tutti pur di avere lo xenomorfo, visto come un alieno puro, incapace di avere un pensiero cosciente e di una volontà, e segue solo l'istinto e perciò è una creatura pura, secondo le parole dell'androide interpretato da Ian Holm, per chi non lo sapesse, Bilbo Baggins, del Signore degli Anelli.
Quindi non proprio un futuro simile a quello di Star Trek. In più vi è, diciamo, una perturbanza nel fatto che si celebra una sorta di arte postumana sia nelle scenografie sia nei costumi di Alien, in cui si ibridano l'uomo e la macchina. È un film che parla della paura del non visto, dell'ignoto. Mi concentro su questi film perché mi piacciono molto, però in effetti ora che ci penso, ci sono tantissimi altri film di fantascienza, soprattutto dagli anni 70 fino ai primi 2000, veramente un elenco sterminato. Matrix, Terminator, ET l'extraterrestre, Mars Attack, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Ritorno al futuro, che è una delle mie trilogie preferite, Predator e anche per esempio Jurassic Park, 2001 Odissea nello spazio, che è il capolavoro del genere. Ecco, su Odissea nello spazio è interessante, ovviamente uno dei film più complessi che abbia mai visto, quindi sarebbe molto interessante parlarne anche per ore ed ore. Rappresenta il viaggio di conoscenza dell'uomo, il fatto che dell'intelligenza artificiale vista come uno strumento a doppio taglio. Questo film si chiede da dove veniamo, da dove viene l'umanità. In concomitanza con il film diretto da Stanley Kubrick uscì anche un libro di Arthur C. Clarke, uno dei più grandi scrittori di fantascienza del Novecento e anche uno dei miei scrittori di fantascienza preferiti. Nell'introduzione del libro, Clarke dice: noi abbiamo tentato di dare una risposta ad un dilemma atavico e arcaico, a cui l'uomo forse un giorno arriverà, ma sappiamo che forse la risposta a cui arriverà l'uomo sarà persino più fantasiosa della risposta a cui siamo arrivati noi con il cinema e con la narrativa. Ricordo adesso una delle scene più famose del film, ossia la nascita della civiltà, e Kubrick ci dà forse un'immagine piuttosto pessimistica della nascita dell'umanità. La scimmia che prende l'osso e che quindi prende coscienza della propria forza e del valore creatore della violenza, riesce a cacciare finalmente, a non soffrire più di fame ed affrontare la tribù delle altre scimmie. Quindi attraverso, diciamo, la violenza si crea la civiltà, è questo che forse ci vuole dire Kubrick con questo film. Non mi soffermo a parlare delle grandi bellezze formali di Odissea nello spazio, l'ultimo viaggio che fa Dave in questo wormhole, come lo chiameremmo adesso, che lo portano dall'altra parte dello spazio, e il finale assolutamente inintellegibile, sibillino, non si capisce, diciamo, anche se ovviamente ci sono una miriade di teorie su internet sul finale di Odissea nello spazio. La fantascienza, però, quindi, come abbiamo visto, è sia utopistica sia, come si dice, distopica, e raggiunge quindi anche livelli in cui è uno strumento per capire diciamo, il mondo che ci circonda. E nella fantascienza si traducono anche molte paure, come per esempio Blade Runner delle macchine e della creazione umana, in Blade Runner dell'ignoto, dello straniero, o in 2001 Odissea nello spazio anche la paura dell'ignoto e la ricerca della risposta primigenia. Da dove veniamo? Per esempio, molto più prosaicamente, un film di fantascienza come Predator ci descrive una sorta di Vietnam inventato, ossia l'ambientazione di Predator è in una giungla in cui un gruppo di soldati deve combattere contro un nemico invisibile che uccide in maniera letale. Se questo ovviamente a noi ci risulta solo uno strumento narrativo per far andare avanti la trama e per parlarci dello scontro tra quest'uomo e questo alieno
armato fino ai denti e orrendo, che appare solo in realtà alla fine del film, perché Predator per quasi tutto il film appare, non appare, o vediamo solo gli effetti della sua caccia, appunto. Ci ricorda quello che è stato il Vietnam per gli americani, ossia dei grandi soldati armati fino ai denti che si trovavano a combattere in un ambiente sfavorevole e a combattere contro degli avversari invisibili, come i Viet Cong che scavavano le fosse lunghe, lunghe chilometri nella foresta e spuntavano, diciamo, quasi tra le macchie di bambù, rendendo, diciamo, i soldati americani spaventati. E, anche se ovviamente poi è molto simpatico vedere come il machismo americano è prorompente in questo film, perché il personaggio principale del film è appunto Arnold, cioè è interpretato da Arnold Schwarzenegger. Ora, questo a noi intrattiene, però se leggiamo il film a un livello, diciamo, più culturale, vediamo che si fa istanza di paure e di domande che ci facciamo in continuazione. E questo avviene anche per un grande altro classico del genere, che è forse uno dei film che nella mia vita ho visto più volte, sin da piccolo, in cui ero un grande amante dei dinosauri, e quindi potete ben immaginare che si stia trattando di Jurassic Park, che io ritengo essere un capolavoro del genere, non solo per la storia, che in realtà è piuttosto scarna. Una sorta di casa degli orrori in cui al posto della casa c'è uno zoo. Però anche dal punto di vista tecnico, nell'ambito dei VFX, non si erano mai visti dinosauri così realistici come quelli che ci mostra Jurassic Park. E ce li fa sembrare effettivamente veri. Cioè, io ho sempre pensato che in realtà Steven Spielberg fosse andato indietro nel tempo e avesse catturato i dinosauri e li avesse messi nel film. Ecco, però, a parte le grandi istanze di realismo immaginario che ci ridà il film e la grande capacità di quegli artisti di ricreare animali morti da milioni e milioni d'anni, Jurassic Park apre dibattiti etici, e soprattutto di bioetica. Quindi, fin dove la scienza può spingere se stessa nella ricerca? È giusto creare vita in laboratorio? Infatti, in Jurassic Park si parla sempre del fatto che il suo creatore vuole giocare a fare Dio. E alla fine del film, diciamo, dopo averlo visto, come ho già detto, centinaia di volte, ho capito che in realtà il problema non sta proprio nella domanda. È giusto giocare a fare Dio? Ovviamente la domanda è sbagliata, cioè la domanda ha esito negativo, non è giusto giocare a fare Dio. Ma è giusto che un sistema capitalistico giochi a fare Dio per fare i soldi, perché è quello su cui si basa in realtà Jurassic Park, perché il creatore ne vuole fare uno zoo per famiglie, per guadagnare sopra in realtà degli animali ricreati in laboratorio e che dipendono totalmente dall'uomo, che sono praticamente schiavi della sua volontà. Quindi, diciamo, forse la fine di Jurassic Park può essere anche intesa come una sorta di rivoluzione proletaria delle creature nate nel parco, anche se questo ovviamente non era negli intenti di Spielberg, ma noi che lo leggiamo, che vediamo il film diciamo, alla luce di una ricerca etica e di una ricerca anche filosofica, vediamo che questi argomenti sono ben presenti. Come per esempio, mi ricordo che nel film c'è lo studioso della teoria del caos, Ian Malcolm, che dice che voi avete creato sì la tecnologia, ma non vi siete chiesti se era giusta e avete pensato subito a farci soldi, a impacchettarla. Ecco, è questo che Jurassic Park critica del pensiero consumistico occidentale moderno, il fatto che non ci si chieda più se sia giusto o no fare una cosa. Perché di solito, se quella cosa
fa soldi, allora quella cosa è giusta, anche se in effetti se agli occhi di un filosofo o di un letterato, di una persona studiosa che ha una coscienza, diciamo, quella cosa appare assolutamente negativa. Non credo che al momento si vogliano clonare dei dinosauri, ma se qualche pazzo un giorno dovesse decidere di clonarli, io probabilmente starò in prima fila a dire di no. Non solo, in realtà li vorrei vederli, ma ovviamente questo è un pensiero proprio di pancia, però non sarebbe giusto. E quindi vediamo che la fantascienza non è solo una sorta di svago. Sì, viaggiare tra alieni, spazi astrali, pianeti lontani come per esempio quelli di Pandora nel film Avatar di James Cameron, ma vediamo che persino in questi film ci sono dei motivi su cui riflettere. Non è quindi solo uno svago, come ho già detto, è un motivo per capire la realtà in cui quei film sono stati fatti e quindi capire le paure insite nel popolo, nell'artista, nel soggetto che produce un determinato film. Ecco, per esempio, in Alien è già un film di fantascienza molto particolare. È molto scuro, cupo. Vediamo questi operai, quindi non sono eroi, che si trovano su una nave mercantile, quindi non è una nave alla ricerca dell'ignoto, che si ritrovano purtroppo a dover avere a che fare con questo xenomorfo. Inoltre, il personaggio principale, e quindi l'eroina che alla fine salverà tutto, è Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver. E lei è l'eroina, ed è forse una delle prime volte nel cinema fantascientifico in cui è una donna a risolvere il problema, cioè alla fine a uccidere lo xenomorfo. Il fatto anche che poi, se leggiamo il film anche da una sorta di chiave quasi freudiana, vediamo che lo xenomorfo è un essere asessuato che uccide le sue vittime uscendo dal loro corpo dopo che loro l'hanno nutrite, una sorta di parodizzazione orrorifica del parto, e quindi una creatura sessuale che viene uccisa da un'eroina in cui i lineamenti sono sia maschili che femminili, cioè Sigourney Weaver, se l'avete vista, se avete visto i film in cui ha recitato, ha quello che potrei ben definire un fascino androgino. Lei è quindi una donna a metà tra i due sessi, che uccide un essere asessuato. Ecco, questa quindi vediamo come un film come Alien si presta a innumerevoli lenti e modi di capirlo. Ma forse io sto divagando e non vi piace più questo marxismo fantascientifico come lo amo chiamare io, e quindi forse è giusto anche non vedere troppi film di fantascienza come forse faccio io. Mi scuso per non aver citato capolavori del genere, in realtà, perché io sono molto attaccato ad Alien, ma so che per esempio non ho citato Terminator. O altri film famosissimi, però erano questi che, diciamo, io amo di più e quindi di cui vi volevo parlare. Ecco, forse quindi è giusto che io vi lasci alla commedia romantica, di Carla, a questi amori meravigliosi, ecco. E per parlare di commedie romantiche, eccomi qua. Perché sono la persona adatta per parlare di commedie romantiche? Perché da piccola ho deciso che da grande avrei fatto la wedding planner guardando Prima o poi mi sposo. Un'illuminazione. Jennifer Lopez che prepara il matrimonio per il suo amato, il dottore fighissimo che la salva dall'essere messa sotto da una macchina. Cosa c'è di più illuminante per una bambina di una decina d'anni? A mio avviso, nulla. E da lì è nato il mio amore per una qualsiasi commedia che parla di matrimonio e per le commedie romantiche in generale. Sì, le commedie romantiche sono narrazioni che vanno avanti a cliché.
in cui il mondo sembra essere rosa e qualsiasi figuraccia, qualsiasi cosa imbarazzante, qualsiasi amore impossibile, qualsiasi inghippo verrà risolto in una maniera o nell'altra, anche con un numero musicale se necessario, perché noi non li disdegniamo assolutamente, su una musica pop e l'amore troverà sempre la via. Diciamo che le commedie romantiche sono le fiabe per gli adulti, mettiamola così, ma anche per i giovani. Fiabe per tutti. È la visione attraverso un filtro rosa della realtà. E non si direbbe, sono quella che l'altro giorno ha parlato di crime, ma io amo le commedie romantiche, in particolare quelle che parlano di matrimoni. Ma cercando di organizzare questa puntata, perché non arrivo da voi impreparata, ho buttato giù una lista parziale, bisogna ammetterlo, delle commedie che ho visto. E mi sono resa conto che le potremmo suddividere in macro categorie che prevedono i classici, ovvero quelle commedie anni 90-2000, che sono la base fondante della mia passione per le commedie romantiche, le commedie che hanno a che fare con i matrimoni, le commedie a incastro, per commedie intendo commedie romantiche sempre, ovvero quelle in cui le storie di più protagonisti si incastrano per creare una mega narrazione, le commedie adolescenziali, altri tipi di commedie differenti, ma che sono sempre nel mio cuore, e le commedie di Netflix che potremmo definire come le più clichétose. E adesso, in quello che ci rimane di questa puntata, cercheremo di navigare in questo mare infinito di titoli. Però, fatemelo dire, bisogna partire per forza dai grandi classici. Grandi classici che naturalmente io nominerò alcuni film, ma molti ne mancheranno. Anzi, se mi volete far sapere qual è la vostra commedia preferita, io sono tutta orecchi naturalmente. Un film da cui partire è in assoluto Pretty Woman. Julia Roberts, Richard Gere, anni 90. Lei, prostituta per sopravvivere, lui, magnate milionario che compra aziende, le sfascia e le rivende. Lui paga lei per delle indicazioni stradali per poi passare la settimana insieme a lui e si innamorano. Lei se ne va quando si rende conto che il mondo di lui non l'accetterà mai, ma lui, davvero principe azzurro, combattendo le sue vertigini, che ragazzi, veramente tanto di cappello. Va da lei con un mazzo di rose in mano sul cavallo bianco che ha una limousine, ma tu guarda un po' il caso, e dichiara il suo amore. E poi Notting Hill, Hugh Grant, Julia Roberts, lui il libraio timido di Londra, lei la star mondiale che si rifugia da lui e gli chiede di essere amata per quello che è. Ragazzi, il mio cuore non regge. Questi sono due tra i grandi classici, a mio avviso, ma poi vi posso nominare Dirty Dancing, vi posso nominare Se scappi ti sposo, C'è posta per te, ragazzi, in cui nel film per la prima volta si scambiano le mail, un sito di incontri virtuale, e poi nella realtà si conoscono e si odiano e combattono per le librerie, lui per la sua catena di librerie, lei per la sua libreria di quartiere, e lui ama lei, e lui lo sa, ma lei non sa che lui è lui e che. Avete capito, ragazzi? È inutile che io vada avanti. Ma tutte queste che cosa sono? Commedie che hanno riempito il nostro cuore e la nostra mente di un ideale romantico probabilmente inarrivabile. Ed ideali inarrivabili ce ne parla La verità che non gli piace abbastanza. La verità che non gli piace abbastanza è una delle commedie romantiche a incastro che secondo me gran parte del pubblico femminile, di sicuro quello maschile non lo so, ha visto. Lo vediamo quando siamo state lasciate, quando siamo state rifiutate, quando dobbiamo far compagnia a un'amica che è stata lasciata o è stata rifiutata.
La vita che non gli piace abbastanza è una pietra miliare per cercare di far capire alle donne come ragionano gli uomini. E lo si fa attraverso la storia di Gigi e di Alex. Lui, cinico. Lei, con l'ideale romantico da commedia, rosa. Lui dice chiaramente a lei: tu sei la regola, non sei l'eccezione. L'eccezione sarebbero tutte quelle storie perché tu hai sentito che assomigliano molto alle commedie romantiche. E durante tutto il film, lei, seguendo gli insegnamenti di lui, si ritrova a cercare di cambiare la sua visione del mondo per trovare un amore sciapo, che però sia possibile, rinunciando al suo sogno romantico. Però tutti coloro che hanno visto il film alla fine non possono non esultare quando lui cambia la sua visione e confessa a Gigi come lei sia la sua eccezione in un momento di profondo romanticismo che, ragazzi, alla fine è quello che tutte noi vorremmo, o che tutti vorremmo. Anche perché, dobbiamo ricordarlo, le commedie romantiche non hanno come protagoniste soltanto le donne, ma anche gli uomini, se parliamo ad esempio di Love, Simon, di What Women Want, 500 giorni insieme. Ma parlando di commedia in incastro, la verità è che non gli piace abbastanza, non è l'unica commedia in incastro. Possiamo nominare ad esempio Love Actually, commedia che tra le altre storie parla di Hugh Grant che è il sindaco di Londra e si innamora della sua cameriera, o appuntamento con l'amore, cosa aspettarsi quando si aspetta, Capodanno a New York, in cui le vicissitudini dei protagonisti, come abbiamo già detto, si incrociano tra di loro per creare una mega narrazione. Ma se le commedie a incastro sono state una delle nostre basi di partenza, per me uno degli apici sono le commedie che parlano di matrimoni. Sì, sono la mia passione più profonda, quindi potrei parlarne per ore e ore e ore, ma cercherò di essere veloce ed esaustiva. Per me, Prima o poi mi sposo, come nominato prima, è uno dei film assolutamente da vedere se si parla di commedie romantiche, seguito da The Wedding Date, in cui Kate paga Nick, un gigolo d'alta classe, per non presentarsi single al matrimonio di sua sorella minore, in cui è presente il suo ex. Per poi scoprire, tra le altre cose, tradimenti da parte dell'ex della sorella e scoprire che il gigolò dal cuore tenero è di più che un semplice uomo che sta facendo il suo lavoro. Quando lui sul letto gli dice che mi saresti mancata anche se non ti avessi conosciuta. Ragazzi, le palpitazioni. Ma non sono gli unici film che parlano di matrimoni che la sottoscritta ha adorato, come non parlare di 27 volte in bianco, in cui Jane, la perenne damigella, si ritrova a illustrare al cinico Kevin Doyle, che poi scoprirà essere in realtà uno scrittore di storie sui matrimoni, la sua visione romantica della vita e del matrimonio. Tra un articolo e l'altro, tra cui un articolo che parla proprio di lei, e del fatto di essere perennemente una damigella d'onore e mai la sposa, le cose cominciano a farsi interessanti. Voi direte, ma è noioso se poi c'è sempre il lieto fine? Secondo me, no. Perché per quanto possano essere clichétose le commedie romantiche, per quanto possano essere ripetitivi magari i dialoghi, magari gli intrecci che si vengono a formare, ogni commedia è particolare a modo suo. Ad esempio, possiamo nominare una commedia sempre che parla di matrimonio come una proposta per dire sì, in cui Anna, approfittando di una tradizione irlandese per cui in un anno bisestile, il 29 febbraio, possono essere le donne a proporsi in spose al proprio uomo, decide di intraprendere un viaggio per l'Irlanda al fine di dichiararsi al suo William. Lì incontrerà un irlandese, Declan, naturalmente un figone da paura perché nelle commedie i figoni da paura non mancano mai, e durante il viaggio si renderà conto che forse il matrimonio con William non è proprio quello che vuole, o se no, una commedia come Un marito di troppo,
in cui una speaker radiofonica che ha rovinato il matrimonio di un pompiere, quando deve andarsi a sposare, grazie a un hackeraggio tattico del sistema degli uffici di nozze, si ritrova sposate a questo pompiere e non può più sposare il suo amato. Anche qui una cosa tira l'altra e si scoprirà che il vero amore non è sempre dove si pensa di cercarlo. Ma quando si parla di commedie di matrimonio abbiamo commedie che si concentrano sulle spose, si concentrano sui testimoni, si concentrano sulle damigelle. Abbiamo matrimoni particolari come il mio grosso grasso matrimonio greco, che è una delle commedie preferite del mio co-conduttore Enrico, che si sganascia sempre ogni volta che lo guarda, che tra l'altro ha anche un seguito, non soltanto il primo, ma i matrimoni sono, diciamo, quasi onnipresenti nelle commedie romantiche, almeno tra quelle che mi guardo io. Ma non solo l'unico tipo di commedia. Ad esempio, sono molte le commedie che hanno a che fare con gli amori adolescenziali. Gli amori adolescenziali, parliamo di commedie che possono essere A Cinderella Story, un riadattamento della favola di Cenerentola, versione 2000 con Hilary Duff come protagonista. La ragazza poco popolare che si innamora del ragazzo popolare, il ballo in maschera, lei che perde la scarpetta, lui che la cerca. O se no, di storie ambientate semplicemente nei licei, come The Duff, in cui Bianca, la protagonista, sempre la sfigatina della situazione, grazie a una chiacchierata con il suo vicino, che è il figone atletico della squadra e che è poco intelligente, scopre di essere The Duff, appunto, che sarebbe l'amico bruttino e grassoccio che gli amici bellissimi hanno come ponte tra di loro e il mondo comune. Scoperto questo, Bianca dà di matto e si separa dalle sue amiche e attraverso un makeover, che tra l'altro è una delle caratteristiche principali delle commedie adolescenziali romantiche, come ad esempio in The Princess Diaries, in cui lei da buttana troccolo diventa un cigno. Attraverso, diciamo, questo makeover, grazie all'aiuto del belloccio Wesley, riuscirà a capire in realtà la vera se stessa e il vero amore. Anche questo Wesley capirà che la tiranna della scuola bellissima non è il suo vero amore. Ma voi direte, quando noi guardiamo queste commedie, siamo sempre portati a vedere la protagonista femminile? No, come abbiamo già detto, esistono anche commedie con protagonisti maschili, come ad esempio Un amore di testimone, in cui Patrick Dempsey si rende conto, dopo che la sua migliore amica è partita per un viaggio, che la ama, ma lei torna e gli dice che si sta per sposare e che lui dovrà fargli da damigello d'onore. Fa sì questo che lui comincia un magico mondo nel mondo dei matrimoni e un viaggio per cercare di conquistare la sua migliore amica prima che sia troppo tardi. Ma forse vi sarete scocciati di sentir parlare di matrimoni. E quindi un film che fino ad adesso non ho nominato, ma che non posso non nominare quando si parla di commedie romantiche, è la trilogia, passatemi il termine, di The Bridget Jones Diaries, ovvero Il diario di Bridget Jones, più Il bambino di Bridget Jones, che vengono tratte da dei libri che si ispirano a loro volta a Orgoglio e Pregiudizio, se non lo sapesse, e Bridget è la classica 32enne impacciata che si ritrova a dover scegliere tra Mark Darcy, capite il collegamento con Orgoglio e Pregiudizio, e Daniel, anche qui, Colin Firth e Hugh Grant. Come si fa a scegliere, ragazzi? Hugh Grant, che poi verrà sostituito da Patrick Dempsey in Bridget Jones Baby. E Bridget Jones, diciamo, è un po' tutte noi. Quindi non gliene va bene una, non c'è un appuntamento romantico che funzioni. Il tizio che le va presso sembra essere un caso umano, questo povero Darcy che è così succube della madre, si mette maglioni natalizi improbabili, quando si dichiara la offende quasi. Però
E poi c'è invece il tizio Yeye, interpretato appunto da Hugh Grant, che è il figone, però è un po', diciamo, marpione, un po' cascamorto. E quindi lei è combattuta tra questi due uomini e tiene questo diario. E le forti scene imbarazzanti, le figuracce che le fa, sono, diciamo, simili alle figuracce che facciamo noi tutti i giorni. Perché Bridget Jones, a differenza di altre commedie romantiche, risulta più umana, più vicina a noi. Bridget Jones ci rappresenta quello che spesso altre commedie romantiche con un amore così perfetto e così semplice non sembrano riuscire a fare. Ma tra commedie che non posso non nominare, naturalmente, c'è L'amore non va in vacanza, che è un film ambientato durante le vacanze di Natale. Sono tantissimi film ambientati durante le vacanze di Natale, sia di alto livello come L'amore non va in vacanza, sia film, diciamo, di serie B, tra virgolette, naturalmente, ambientati durante le vacanze natalizie e che sono influenzati dalla magia del Natale. Però L'amore non va in vacanza ha un posto speciale nel mio cuore. Ma fino ad adesso ho nominato tutti i film in cui noi tifiamo per le protagoniste, ma non è sempre così. O almeno io devo nominarvi un film, me lo dovete lasciar fare per favore, che è Something Borrowed, L'amore non ha regole. Io in tutti i film tifo per i protagonisti, ve lo giuro, ma in questo film succede una cosa che non mi succede mai. Non tifo per i due protagonisti, ovvero per lei sì, ma tifo che Rachel, la protagonista, non finisca insieme al suo amato da una vita di nome Ness, che è stato fregato dalla migliore amica, bensì finisca con Ethan, il suo collega, che l'ha sempre compresa. E io dovevo dirlo a qualcuno, ragazzi. Tutte le mie amiche ormai lo sanno, la mia opinione su questo film. E volevo dirlo anche a voi, prima di passare all'ultimo argomento in fatto di commedia romantica, ovvero l'ultima carrellata di titoli, perché questo sto facendo in questa marasma di film. E non ne ho nominati tanti, come non ho nominato Ricatto d'amore, La fontana dell'amore, non ho nominato La rivolta delle Hetz, Hoverboard, Crazy Stupid Love, o non ho nominato un caso come Crazy Rich Asian, che è una commedia romantica per una volta non ambientata né in Inghilterra né in Europa né in America, bensì in Asia. Ma adesso ve l'avevo promesso e devo parlare dei film di Netflix. Le commedie di Netflix si dividono per lo più in prodotti eccellenti e in prodotti alquanto scadenti. Molte sono le commedie che hanno a che fare con amori adolescenziali, tra cui ad esempio Tall Girl, Issy e Ossi, o Tutte le volte che ho scritto ti amo. Ma quest'ultima, secondo me, è una tra le commedie romantiche di Netflix più riuscita. Io l'ho amata profondamente. Soprattutto il primo dei due film, il secondo non mi ha fatto impazzire, ma il primo è stato molto molto bello a mio avviso. Ma tra queste produzioni, oltre a queste cose carine, come ad esempio come far perdere la testa al proprio capo o nei panni di una principessa per passare un pomeriggio in maniera un po' più leggera, una produzione di Netflix che non mi è piaciuta è Non è romantico, in cui una cinica si ritrova magicamente nel mondo rosa e fiorito delle commedie romantiche, in cui i cliché romantici vengono esasperati per dimostrare quanto siano impossibili, e il risultato, a mio avviso, non è per niente soddisfacente. Perché sì, le commedie romantiche sono clichétose, Netflix ne è la prova, la controprova, come se non bastassero tutti i film che io vi ho nominato. Ma le commedie romantiche non sono quei film che servono per rivoluzionare la storia del cinema, per mostrare le abilità di un regista a livello tecnico. Sono quei film che servono per far passare un'ora, due, piacevoli a chi li osserva, per ridare fiducia nell'amore, per crogiolarsi un po', per essere felici. Perché il cinema in fondo è anche questo, intrattenimento. E a volte per intrattenersi c'è bisogno di qualcosa di leggero, ma comunque bello, come una commedia romantica. Perché ricordiamolo, ci sono tante commedie romantiche belle, quante ce ne sono di
improbabili e non eccellenti. Bisogna saper scegliere anche in questo campo, però bisogna sempre dargli un'occasione, a mio avviso. Nel dubbio, voi date un'occasione a noi, giovedì prossimo, per una nuova puntata.